A mia sinistra il dottor Gian Domenico Proto Spataro del Servizio Polizia Stradale presso il Ministero dell'Interno. Poi la Pina Giuseppa Cassaniti, Presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Roberto Rocchi, che sono io, consigliere nazionale dell'ASAPS, Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale. E poi, tutti mi ricordo il nome della persona. L'avvocato Gianmarco Cesari, dell'Associazione Italiana Famiglia. Gianmarco, nato di Milano, tutto attaccato. Allora, buongiorno, benvenuti. Siamo qui per presentare un'iniziativa voluta dall'ASAPS dopo un grosso lavoro che l'ASAPS ha svolto nella raccolta dei dati sulla pirateria stradale. Sono dati che non sono mai stati raccolti, non ci sono altri enti che possano certificare questi numeri, quindi sono dei dati che noi presentiamo quest'oggi e che denunciano una situazione molto grave, una situazione alla quale noi cercheremo di porre un rimedio, cercando di sensibilizzare anche l'opinione pubblica affinché intervenga in collaborazione con l'ASAPS e con l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e le altre associazioni che hanno partecipato a questa iniziativa. Oggi in contemporanea ci sono 4 conferenze stampa, ce n'è una a Milano, ce n'è una a Forlì, ce n'è una a Firenze e la nostra a Roma. Questi dati li vedete in cartellina, sono decisamente molto interessanti, sono divisi anche per regioni e niente, io darei subito la parola al Presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, la professoressa Giuseppa Cassaniti Mastroietti. Volevo dire, come ha detto Giorgio Cobone, questa conferenza stampa è sorta, è venuta fuori da una collaborazione con l'ASAPS, cioè dallo studio che ha fatto l'ASAPS tramite l'osservatorio sulla pirateria che ha portato avanti, e ha messo in evidenza che c'è stato un incremento esponenziale veramente forte della pirateria. Per esempio, confrontando i dati dal 2009 al 2011, nel 2009 ci sono stati 482 casi di pirateria, nel 2011 ce ne sono stati 852, quindi incremento di morti e di feriti. E dati che risultano ancora più pesanti se consideriamo che gli incidenti sono diminuiti e invece la pirateria è aumentata. È una cosa alla quale noi poniamo attenzione, ma noi poniamo anche attenzione al problema globale della sicurezza stradale. Affrontando questo fatto, questo è di particolare gravità, nel senso che, così come avevo detto poco fa, c'è un degrado, una perdita di dignità della persona da parte di colui che compie il reato, cioè colui che compie il reato pensa che l'altra persona che ha una vita che viene distrutta, che ha la salute che viene distrutta, e può essere quella situazione, può essere magari messa ancora più in difficoltà perché lui deve avere tutte le possibilità di nascondersi, cioè di rifuggire dalle proprie responsabilità, mentre invece in una società civile noi vogliamo che ci sia una persona che sia effettivamente responsabile di ciò che fa e che si assuma anche il carico delle conseguenze. E quindi noi vogliamo che dopo che una persona compie un incidente non lasci la persona ferita o addirittura anche morta così, deve almeno fermarsi e prestare soccorso. Invece si preferisce magari fuggire, e questo è un danno anche a se stessi, alla propria dignità e anche al fatto che si espone pure all'arresto. E quindi con questa campagna noi vogliamo incrementare il senso civico dei cittadini, nello stesso tempo far capire che alla fine ci guadagna anche il pirata della strada se si ferma, ecco, perché non rischia il carcere. Ma nello stesso tempo la cosa che vorrei dire adesso è che noi, nel portare avanti questo progetto che prevede questo momento di sensibilizzazione sociale e poi anche un punto
telefonico e anche appunto email, in maniera da poter comunicare gli eventuali testimoni, comunicare le loro informazioni. Prevede anche l'assistenza per le vittime tramite la collaborazione con le associazioni dei familiari delle vittime. Ecco, direi che, e poi anche prevede un apprezzamento per colui che dà informazioni che possano far identificare il pirata omicida della strada. Direi che per la prima fase, cioè proprio quella della sensibilizzazione sociale, non basta, penso, la nostra collaborazione tra noi, l'ASAPS e così via, diffondere il materiale. È fondamentale la collaborazione con le istituzioni, in particolare con i mezzi di informazione e in particolare con la TV. Cioè la cosa che veramente mi torna, diciamo, non mi torna bene, è che per esempio attualmente, dovendo cercare di combattere l'evasione fiscale, allora le istituzioni hanno preso la decisione di fare quella pubblicità, questo è il parassita del cane, questo è il parassita, così, questo è l'evasore fiscale, parassita della società, evasore fiscale. Perché uno evade dall'impegno di dare il denaro, ma uno che evade dall'impegno di soccorrere una persona per l'incidente ed evade, cioè si tira indietro per non far riconoscere le proprie responsabilità, quindi va ad un impegno che riguarda la vita della persona, la salute della persona. Se quello è un parassita sociale, questo che cos'è? Un verme sociale. Cioè noi dobbiamo creare il senso dello stigma sociale in maniera tale da combattere questa battaglia. La dobbiamo combattere, non si può combattere una battaglia così grave, così settorializzando gli interventi. Si deve combattere assumendo un unico obiettivo, quello che la vita umana, la salute umana è il valore prioritario in una società civile. E allora, purtroppo noi abbiamo ancora un codice penale che prevede il reato del patrimonio più importante del reato contro la persona. Cioè è veramente una cosa, c'è tutta una situazione squilibrata che deve cambiare. Noi se vogliamo essere una società civile dobbiamo veramente affermare, volere, impegnarci per un cambiamento che ponga al primo posto i diritti umani. E penso tra i diritti umani certo anche uno ha diritto alla proprietà eccetera, ma il vero diritto fondamentale è il diritto alla vita, il diritto alla salute. La vita è un valore sacro. Infatti noi abbiamo cominciato tempo fa con un progetto e siamo partiti dal Papa per affermare il valore sacro indisponibile della vita, e cercando di promuoverlo e di portare anche un nostro dono alle istituzioni per dire che si deve partire dalla consapevolezza di questo valore, dal dare primarietà a questo valore, è prioritario. E però vediamo che ancora siamo in una società, insomma, cioè il mondo è così, ma noi ci dobbiamo impegnare perché prevalga il valore della persona, questo è ritengo che sia fondamentale. E quindi io vorrei che i mezzi di comunicazione si impegnassero non soltanto proprio per questo discorso che ci deve essere che l'evasore fiscale è un parassita sociale, ma anche per dire che chi abbandona dopo aver compiuto un incidente una persona e scappa è un verme sociale. Cioè noi non dobbiamo avere paura di parole che casomai possono suonare offensive, caspita, ma io vorrei vedere se quella persona che è stata uccisa potesse parlare, cosa direbbe? Cioè noi vediamo purtroppo, e questa è una rabbia grande che c'è in noi che siamo familiari di vittime, vediamo purtroppo che quello che resta è la persona verso la quale si indirizza sempre l'attenzione. Come ho detto poco fa nell'intervista, alla fine il pubblico ministero a Messina si chiama Emanuele Crescenti, quando sono andata a dire, ma che andava a circa 130 in una strada con limite dei 30, ha fatto a pezzi una ragazza che era mia figlia, un altro ragazzo in coma, l'altro mio figlio ferito, ma questo deve andare in carcere, la persona deve essere responsabile delle azioni che compie. E il pubblico ministero ha avuto la spacciataggine di dirmi al 99% c'è il patteggiamento perciò viene la sospesa. E poi, il morto è morto, diamo aiuto al vivo. Io ero la madre di Valeria, sono la madre di Valeria. Mio marito era il padre di Valeria. Ma lui non ha avuto ritegno, il che significa che c'è una cultura che deve cambiare. Cioè noi dobbiamo dare valore alla persona, sia quando è viva, ma ancora di più quando è morta, perché abbiamo distrutto il suo diritto, abbiamo distrutto. Quindi se noi non siamo consapevoli di queste cose e restiamo sempre a un livello culturale, banale, superficiale, ma come vogliamo che la società cambi? Quindi o diventiamo veramente anche tutti noi persone che hanno una consapevolezza forte perché si difendano i valori che valgono e che rendono civile una società,
o altrimenti se noi pensiamo solo al nostro bene personale cercando di fregarcene gli altri, cosa vogliamo? Ecco, questa è l'impostazione che abbiamo noi dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Siamo in collaborazione con l'ASAP, se sento delle associazioni specifiche che si interessa l'ASAP, se è veramente un vero encomio, perché noi ce l'abbiamo come punto di riferimento per i casi della incidentalità stradale. E noi siamo l'associazione nazionale per l'assistenza alle vittime e queste prerogative le dobbiamo portare avanti con dignità e a testa alta. Bene, grazie. Giuseppe Castagni di Mastroieri. Ora invece diamo la parola al dottor Roberto Rocchi, che è il consigliere nazionale dell'ASAPS, che ha elaborato i dati. Sì, io mi limito solo a dare qualche cenno tecnico, giusto per comprendere meglio le cifre. Ovviamente non smontolerò le cifre che le trovate in cartellina, diamo solo con i punti di riflessione. Allora, innanzitutto sono 3 anni che l'ASAPS raccoglie i dati sulla pirateria stradale. Esiste un osservatorio di questa pirateria che è possibile consultare tutti i giorni, 24 ore al giorno, sul nostro sito, e questa consulenza, come l'abbiamo chiamata noi, sulla pirateria stradale, questa campagna di sensibilizzazione nasce dopo aver riflettuto su 3 anni di raccolta di questi dati. I dati vengono raccolti attraverso i mass media, quindi non sono dati in eccesso, semmai in difetto, quindi probabilmente se ne è scappato qualcuno, con un metodo molto rigoroso di raccolta attraverso i siti informatici. Nel corso del 2011 abbiamo assistito a 852 episodi di pirateria stradale. Noi per pirateria intendiamo tutti gli episodi in cui una persona non lascia il proprio nominativo, oltre alla fuga, non lascia il proprio nominativo. Quindi una persona che ha un incidente stradale rifiuta di dare le sue generalità, quindi scappa in un secondo momento, è ugualmente un pirata, perché c'è l'obbligo giuridico di fornire le proprie generalità in caso di incidente stradale. Proprio 2 secondi fa, io e la Patrizia dell'associazione abbiamo assistito a un episodio di pirateria stradale davanti al Senato. Un tamponamento di una persona che gentilmente ci ha fatto passare per strada, e quello dietro, BMW, che ha tamponato, tranquillamente si è spostato e è andato via, lasciando perplesso questa povera persona che ci aveva dato una mano. Per la taglia di un paese. Quindi da pirata diventerà fesso della strada fra un paio d'orette, forse anche un po' meno. Questo per dirvi come sono così consuetudinari gli episodi di pirateria stradale. Perché se quello con la macchina batteva contro la testa, da testa contro dentro diventava una cosa un po' più seria. Vi ho detto 852 episodi che rappresentano più 45% rispetto al 2010. In questi 3 anni di raccolta di dati l'incremento ha sempre superato una percentuale del 30%, quindi è un fenomeno in costante crescita nel nostro paese. 127 il numero di decessi, quindi un 30% circa rispetto ai casi di pirateria, 995 feriti, di nuovo un 30% rispetto ai casi di pirateria. Quasi il 70% dei pirati della strada vengono identificati dalle forze dell'ordine nell'arco di 10-15 giorni. Quindi diciamo che chi si dà la fuga corre il forte rischio, il forte pericolo di essere identificato. In questo senso è encomiabile il lavoro di polizia stradale, carabinieri e polizia municipale. I numeri dei pirati della strada identificati, di questi abbiamo circa un 12% che risulta positivo ad alcol e droga. Numero di pirati stranieri 133, questo significa che il 25%, quindi un quarto di coloro che si dà la fuga, non sono cittadini italiani, no, o quantomeno non hanno nazionalità italiana. C'è una minima percentuale da parte delle donne, da parte di piratesse, mentre la più grande percentuale la assistiamo fra le persone di sesso maschile. Questi dati, questi pochi dati che vi ho dato, ci hanno permesso di ragionare molto sull'opportunità di creare un numero verde
e di creare anche un punto di riferimento informatico a cui ci si può rivolgere. Quindi la valenza di questa iniziativa è duplice: da un lato sensibilizzare i cittadini e le istituzioni verso un fenomeno crescente, in continua crescita e forse non così conosciuto come può sembrare; dall'altro quello di fornire uno strumento valido alle forze dell'ordine perché possano arrivare a identificare queste persone, perché questa percentuale dal 70% possa avvicinarsi al 100%. Ci sarà un numero di telefono utilizzabile 24 ore al giorno, un sito internet dove non varrà solo per coloro che rimangono vittime dell'incidente, ma anche per eventuali testimoni oculari, quindi al di fuori dell'episodio vero e proprio. Abbiamo pensato di coinvolgere diverse altre associazioni che stanno operando in questo settore, ovviamente prima fra tutte l'associazione a noi voluto cara amica, l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, l'associazione Valentina Borgoni e Lorenzo Guarnieri, che sono di Firenze, che si sono spese ultimamente assieme a noi per quello che è il reato dell'omicidio stradale, quindi riprendo anche l'argomento che diceva la Presidente Cassanditi, quindi da qua si parte per riuscire ad arrivare anche più in là di una semplice condanna per chi si macchia di pirateria, oltre anche a un'altra associazione che è Foxpol di Milano, che si occupa di corsi di aggiornamenti professionali. Termino col dire che le regioni dove abbiamo assistito a un maggiore coinvolgimento di pirati sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Campania, Veneto e Toscana. Poi troverete qualcos'altro all'interno della cartellina. Grazie. Grazie a Roberto Rocchi. Ora...